Tutto questo in concomitanza con lo spettacolo dell'Elisir del Mare, quindi uno spettacolo, soprattutto un avvenimento nell'avvenimento con la stella che è stata realizzata dalla grande poeta e narratore Tanonnawa. Purtroppo è morto pochi giorni prima, quindi non vi è potuto assistere, però la partecipazione dei cittadini, anche dei turisti, è stata molto sentita perché, come sapete, questa è una città che ha radici nella storia e che basa tutta la vita sociale sulla propria identità. Allora, Presidente Rovida, promotore di questa iniziativa, e questo mi inorgoglisce, è ovvio, no? Anche perché verrà poi con la stella, la colonna del mare, verrà anche fatta l'inaugurazione del porto canale Giovanni Paolo II. Ma Carlo Donaro, il figlio del grande scrittore e poeta che purtroppo recentemente è scomparso e non è riuscito a vedere la stella e soprattutto la sua creazione, con un ricordo di suo padre. Mio padre è quello che mi ha portato ad amare questi luoghi per primo, perché è stato quello che mi ha introdotto alla vita del mare, di Cervia, della storia dei pescatori e anche della storia, diciamo, della poesia e della letteratura di mare. Ci ha lasciato pagine indimenticabili che resteranno senz'altro scolpite non soltanto nella storia di questo luogo. Ecco, ovviamente lui ha vissuto direttamente poi, no, tutte queste avventure, queste vicissitudini. Sì, lui soprattutto ha vissuto il passaggio della marineria di piccolo cabotaggio, da pesca, dal momento in cui si andava solo a vela, al momento in cui poi c'è stato l'avvento del motore che ha cambiato tutte le cose. Però lui è riuscito proprio a testimoniare con i suoi racconti, con le sue parole, questo momento di passaggio importante che ha scandito poi un cambiamento per tutto quanto, ecco, per la vita proprio dei marinai e dei pescatori. Carlo Vitale Ravenna però è sempre stato legato a questo luogo, ritornava sempre qua. Certamente, sì. Lui aveva vissuto la sua giovinezza, anche parte dell'adolescenza qui, quindi alcuni dei ricordi più belli erano qui, e sappiamo che la formazione poi di una persona avviene a volte in momenti e in luoghi che ti rimarranno dentro sempre, per cui per lui Cervia era importantissima, insomma. Non per niente aveva avuto l'idea di creare qualcosa per Cervia e aveva scritto queste pagine pensando ai pescatori con cui lui aveva vissuto da ragazzo, perché lui si era imbarcato come mozzo con Francesco Bonaldo, che è stato uno degli storici grandi pescatori di Cervia, che ho conosciuto anch'io, e sono momenti, insomma, effettivamente che per lui erano importantissimi. E certamente dai suoi racconti ha preso spunto proprio dalla sua vita di mozzo di pescatore, no? Sì, sì, lui, emotivamente per lui quei momenti sono stati talmente importanti, è stato così formativo per un ragazzo giovane un po' ribelle che in famiglia non volevano facesse questo tipo di vita, è stato così importante per lui vivere con loro quelle avventure, perché il mare era più avventuroso di adesso in quei periodi lì di sola vela, che gli sono rimasti sempre nel cuore. Quando poi è scoppiata in lui il desiderio e la necessità di raccontare le cose letterariamente, non poteva non rimanere pagina scritta di quelle sue esperienze. Allora, spendiamo due parole anche per Carlo Nava, che sfortunatamente è scomparso pochi giorni fa, però è sempre stato un assiduo, un affezionato di questo circolo, perché l'abbiamo detto, addirittura pescatore. Sì, diciamo che Carlo Nava era socio onorario di questo circolo e purtroppo il 21 aprile ci ha lasciato, però io gli ho parlato qualche giorno prima dicendo: guarda che riusciamo ad attuare il tuo sogno, sicuramente verrai a vederlo con me. Mi ha detto: mi dispiace Silvano, speriamo di farcela, e questo mi ha commosso. Allora, Cino Ricci, che naturalmente conosce molto bene questo luogo, il Borgo Marina, i pescatori, tutte le attività che vi si svolgono. Ecco, oggi è naturalmente una grande giornata, penso anche per te, perché intitolazione al Papa e la stella è intitolata ai pescatori. Sì, è una bella giornata, è una cosa che i pescatori naturalmente meritano, e anche il posto merita che ci sia qualcosa che ricorda, diciamo, la pesca, che è stata
quello che ha dato da mangiare a tanta gente qui a Cieve. Borgo Marina ha una sua identità e con questa cosa che facciamo oggi l'acquista ancora di più, affermando che Cevia è nata dai pescatori. Tu hai fatto bene a parlare di identità, perché forse questa è una cosa importante in tempi come quelli di oggi, con questa crisi, con questa povertà, c'è sempre più bisogno che le persone stiano unite, no? E nel luogo in cui si sono meglio ritrovate nel corso della loro vita. Certo, avere il ricordo di quello che si è fatto vuol dire guardare al futuro con molta più, diciamo, volontà di fare, perché abbiamo degli esempi. Qui c'era, diciamo, una grande povertà, c'erano soltanto le saline, i salinari erano, diciamo, della gente che si consumava piano piano, fino a che la pesca ha portato fuori il borgo dalla miseria, se vogliamo.